Pur dominando la tecnica, Marta Cárdenas non è passata da un'esperienza all'altra gratuitamente, bensì come frutto di un'esigenza e una ricerca concreta. Marta Cárdenas non ha mai cessato di porsi le sfide che fanno del percorso artistico una vera avventura, una ricerca diretta a superarsi, ad andare oltre se stessa, scrive Francisco Calvo Serrayer, critico del País, ex direttore del Museo del Prado. Marta Cárdenas scopre la pittura giovanissima, disegnando furiosamente con la matita e colorando all'acquerello radiografie a San Sebastián, nel nord della Spagna. Ho dipinto per molti anni all'aperto, nel paesaggio, e lì ho imparato molto molto di colore. Una forma di usare il colore che sia potenziato al massimo, dando un'impressione di vita e di luce. Ma la vera scoperta è stato il taccuino, oggetto fondamentale che l'ha accompagnata lungo tutta la sua carriera artistica e al quale non rinuncia mai. Marta Cárdenas parte dagli appunti raccolti per manipolarli in vari modi, trasformazioni col colore e sovrapposizioni, per arrivare ad un'opera in cui si intuisce la sperimentazione, la vocazione e l'entusiasmo. Non me ne vogliono gli amici critici militanti, ma per la prima volta l'ho scritto sull'opera e sulla mostra, l'ha fatto un pittore, che è Luca Linari. Numerosi successivi viaggi l'hanno portata dall'America centrale all'Oriente, dove si è avvicinata con devozione alla calligrafia cinese e al teatro giapponese, e successivamente all'India, che l'ha colpita artisticamente. La mostra si può visitare alla Galleria Menier Arte Contemporanea in via Alessandro Manzoni 51, fino al 12 marzo 2010, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19:30, chiuso domenica e lunedì mattina.